Cominciamolo alla fine, dal punto di vista proprio della cronaca di questi giorni. Per la prima volta nel premio Abbiati compare una parola insolita per questo genere di iniziative, cioè la parola speranza. Oh, mi sa che loro hanno proprio accolto la nostra idea, perché noi, diciamo, io ci sono per la parola speranza, però come un soggetto attivo, non come un soggetto passivo, perché sperare non fa niente, invece inventare qualcosa, essere creativi, lavorare in modo di mantenere una speranza, questa è una bella cosa. Perciò io sicuramente direi che questa speranza che loro hanno accolto è proprio un frutto del nostro lavoro, perché noi, diciamo, non vorrei sembrare troppo arrogante, però hanno proprio accolto quello che abbiamo fatto. Cioè noi abbiamo dal marzo scorso praticamente che facciamo delle ore di Zoom, delle idee di qui e lì, e diciamo che è molto bello vedere qualcuno che, diciamo, una giuria che comunque riesce a cogliere una prospettiva un po' più ampia, cioè un'idea non solo di una produzione bella, di una cosa, diciamo, molto speciale come Parsifal, come altre, per carità, questo va benissimo, però qua non c'è dubbio che almeno nel punto di vista italiano, ma io mi permetto di dire nel punto di vista europeo o mondiale in realtà, abbiamo fatto qualche passo in più che nessun altro teatro ha fatto.